Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video. Oggi ho intenzione di iniziare una nuova serie, The Walking Dead. Iniziamo subito, clicca per continuare. Ok, si sta connettendo. In pratica il gioco di The Walking Dead è ispirato al fumetto e anche alla serie. È diciamo un gioco un po' d'azione in cui ogni tua scelta, ogni tua risposta può cambiare l'intera storia. Quindi iniziamo subito, play e new game. Iniziamo, play. Ok, choose a display style, standard facciamo. Episodio 1, un nuovo giorno. Iniziamo subito. Allora, speriamo bene di fare già casini. Questa serie di giochi si adatta a quello che scegli, eccetera, risposte. Come vi avevo detto prima, Telltale Games presenta in associazione con Skybound Entertainment. Signori, la tensione. The Walking Dead! Signori, state pronti perché sarà la cosa più bella della storia. New York! Non so manco se è New York. Perfetto, episodio 1, un nuovo giorno. E siamo pronti? A me. Questo quanto va veloce, 44.000 km orari. Oh, ciao zio. Chi è sto gran figo? Scritto da Sean Veneman. Disegno, eccetera. Quanto è bello il tizio davanti. No, sinceramente, quanto è figo. Olè, ti piace guardarmi, eh? Sono bello. Ok, guarda come mi guarda storto. Ah, ma parlo pure, che figo. Why do you say that? No, that, that. Perché lo dici? Non so manco di che stai parlando. Ma ovviamente c'entra molto facilmente il signore, ma vabbè. What do you say? Not for me every time. Non rispondiamo, semplice. Ok, vediamo come rispondiamo. Non parli molto, eh? No, non voglio parlare molto, soprattutto con degli stupratori come te. Scusami. Che figo, guarda là, come... Che movimenti fluidi, ma soprattutto guarda qua, che scenografia. Cioè, fighissimo. Vedete? Ah, devo cliccare qua? Ok. Ha seguito il mio caso. Ha seguito la mia causa, vabbè. Cosa pensi? Giusto per un po' di conversazione. Oh, che sta succedendo? Che è successo? Non ti sto manco seguendo, zio. Sono attratto da quell'altra auto. Non capisco che cosa si stanno dicendo, ma vabbè. Parliamo. Figo. Ah, ho pure una moglie, figo, però sono in arresto, quindi diciamo che... sicuro, va. Voglio sapere cosa sanno di mia moglie, a caso. Hai perso le parole. Non ha una moglie. Potrei aver sposato... Fuck you, perché sinceramente... Cioè, come puoi dire che ho sposato la donna sbagliata? Sta succedendo bordello. Uomo, pure l'elicottero. Che ci sta là, Godzilla? Che sta succedendo? Ok, ancora qua. Era il peggiore. Anche io piangerei se fossi in lui. Ha ucciso gli amici. Cosa? Che sta dicendo? Sta sparando cavolate molto cavolose. Cioè... Ok.
Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Lo sto imitando in modo epico. Facciamo forse era innocente, boh. Innocente? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Oh, mamma. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Pratica credeva di non essere stato lui, eccetera, e ha in realtà coltellato una la moglie, eccetera. Vediamo. Che è successo? Chi è c'era un tizio davanti. Ok, guardala come si muove sexy. Cioè pure io mi voglio muovere così sexy mentre cade l'auto. Guarda, sto muovendo le braccia in un modo così sexy che guarda, non sai quanto ti verrebbe. Oh, che sta succedendo? Sono sotto effetto di droghe. No, c'è qualcuno lì. Cosa è successo? Pronto? Sotto altro effetto di droghe, va bene. Sento brutti rumori di gente che viene tipo uccisa e sangue ovunque. Ok, ci siamo. Sono sempre il più figo della storia. A caso. Cioè, imprecano a caso. Cosa? Oh no, la mia gamba. Che diamine è successo? Che sguardo sexy che ha. Ora. Ok. Ehi, officer! È tutto a posto? Sono ancora rinchiuso qui. Non posso fare altro che cliccare su di lui. Officer? That doesn't look good. È stato sparato dall'auto. Ma se stava tutto chiuso e si muoveva in modo sexy. He's not moving. Non si muove, è morto. Must have the handcuff keys on him. Ok. Must have the handcuff keys on him. Ok, cosa devo. The hell did he have his gun out? Una shotgun. Ok, zio, eri un tipo veramente molto poco. Che devo fare? Mi posso girare da lì. Sei potente, zio, rompere i vetri a calci. Vai! Alleluia, ce l'hai fatta, bro. Ora muoviti. Con V. Che figo. Ok. Ok, ho capito, però guardo la porta e o premo uno. No, aspetta, non ho capito. O uno o due. Aspetta, c'è tipo. No, aspetta. Non ho capito. Come si esce, scusi? Vabbè, sempre le chiavi lì. Ok. Devo fare solo così. Boom! Ma che caduta, zia, cioè. Puoi farti anche un altro pochino più male, eh? Ok, c'è un sole molto. Oh, che ti piglia? Ok. Mamma, zio, stai proprio messo benissimo, guarda, cioè se stai bello così spaparanzato. La shotgun! Prendila, la shotgun. Me la fai prendere. Shotgun shell. Che cosa c'è? C'è un. C'è un proiettile. Ok, e lo devo mettere nella shotgun. L'ho capito che era la sua porta. God damn. Vabbè, andiamo vicino officer. A lui. God damn. Officer? God damn. Che figo, ci devo fare un remix. Cioè, sto gioco è sfizioso. Che devo fare? Cosa devo guardare? La sua gamba sexy. God damn. Ok. Le chiavi. Vai. No, non ci crederò mai. Sei così nabbo che te le fai cadere.
Però non mi mettere ansia. Mamma mia, come l'ha preso in modo sexy, eh. Ok. E una è liberata. Adesso anche l'altra. Vai. Ok, mi sono liberato. E... Cos'è sto coso? Ah, scappa. Dov'è la shotgun? Scappa! Shotgun. Ah, prendila. No. Prendila. Prendi. Vai. Ce la puoi fare. Fammelo fare. E fuoca. Olè. Abbiamo ucciso il poliziotto. Che in realtà era uno zombie. Era qualcosa di osceno, bruttissimo. Oh no. Cosa ho fatto? Ho solo salvato il mondo. Buongiorno. Salve, sì. Aiuto. Oh no. Aiuto. Che succede? Stai calmo, bro. Cosa sono? Oh. Corri! Scappa! Corri, c'è un Nemesis lì. Ma che diamine, cadi solo tu. Corri, scappa. Ma è tutto così, tutta animazione, non devo fare niente io. Ma che bello sguardo che hai. Corri, scappa, c'è un Nemesis, corri. Corri, ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Vai. Vai, corri, scappa. Oltre la recinzione. Vai, stai certo che loro non la rompono. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a sfuggire agli zombie. Quanto sono belli. No, ma io li voglio sposare uno ad uno, guarda. Ok. Quelli stanno lì. Non c'è qualcuno. Può essere la tizia di prima? Ok. Proviamo. E ancora capire chi è che l'ha salvato in realtà. E chi era quella tizia là in fondo. Ok, dove sono? Anybody? Ciao? C'è qualcuno? No. Non c'è nessuno. Guardala. Che sfizio. Non ti preoccupare, ci sarà qualcuno. Forse c'è un bello zombie che ti sta aspettando sotto il letto. Ok, aspetta. Un altro. I wonder if anybody's home. Ok, ma tipo che... Come si apre? Devo fare qualcos'altro? Ah no, non si sa cosa si deve fare. I wonder if anybody's home. Ok. Cosa? Sei serio? Cioè dovevo andare un attimo lì e poi... Oh, basta! Ma che diamine, sta zitto, va. Stai zitto che è meglio. Allora, cosa devo fare? Ok, c'è questo bel giardino, c'è un cestino, eccetera, un tavolino bello. Ora, cosa devo fare? Qualcuno? Dio, set? C'è un set del tè, mentre fuori c'è l'apocalisse di zombie, ma vabbè. Ok, molto utile questa affermazione, ma vabbè. Infatti sto per dire la stessa cosa. Ok, basta sto I wonder. Ok, devo fare un giro in modo tale che lui dica tutto e poi posso provare a entrare, tipo.
te. No, Mori fa tutta la cosa. Dietro si può andare? Pare che si può andare. No, non si può andare. Ho fatto un epic fail. Strange man here. Bleeding in your backyard. Ok, pare che non ci sia nessuno. Ma proprio nessuno, nessuno, cioè né umani né zombie. Provo tipo a entrare adesso. Speriamo bene. Basta tu! No, no. Che si deve fare? C'è un obiettivo? Oppure dobbiamo tipo continuare a girare così a caso e non mi fa andare di qua. This would normally get a man arrested again. Non è che la gente penso che ti voglia così bene se dice che dovresti essere arrestato. Adesso mi fai entrare? Mi fai provare a entrare adesso? Speriamo bene. Ok. Allora adesso lo dirà certamente. Sì, infatti. Però niente. Ok, dovevo fare più azione, eccetera. Bisogna di un piccolo aiuto. Sì, hai una gamba tutta rotta, penso che. Ah, posso provare anche ad aprirla. Ok. Vai. Vai, sforzati un pochino. Alleluia. Don't shoot, ok? Perché la gente dovrebbe spararti? Sei un essere umano. Sei difficile da scambiare per uno zombie. Vabbè, parolacce in americano a caso, vabbè. Infatti, si vede. Vabbè. Ok, vediamo qui cosa c'è. Che bello, un pony. No, un unicorno. Vabbè, quanto è sexy quell'unicorno. Cosa? Vabbè. A caso. Oh! La scivolata dell'anno. Bello, guarda. Allora, Marshalls. Ok, questo poi. Un cassetto e Walkie talkie. Ok. Vabbè, se lo prende perché comunque è stato arrestato, è un ladro, si prende tutto. Vabbè, ci sono delle cose a caso che non sono utili, ma vabbè, posate. Altro cassetto con un'altra scatola, sarà un dentifricio molto molto vecchio. Ah, sì, un bicchiere d'acqua proprio. Ci sono tre nuovi messaggi. Dove sta il telefono? Dove sta il telefono? Answering. Ah vabbè, è inutile. Ok. Vabbè, sì, è così che va la vita, amico. Cioè, non c'è niente. Qui non c'è niente. Poi la TV. Che diamine sto coso che suona solo. La TV. Perché scusa, volevi vedere un po' di TV? Con l'apocalisse di zombie che c'è fuori? Ma vabbè. C'è qualcosa che. Ah, ci sono tre nuovi messaggi. Ah, giusto. Dovrei usarla. Hey Sandra, this is Diana. Qui c'è Diana, siamo ancora in sala.
crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Okay. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back. Ah, quindi questa è... qui c'era una babysitter. No, basta, mi sono già scocciato di sentire tutti i messaggi. Usciamo. Vabbè, a quanto pare non era salva. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. Chiamo la polizia. Chiamiamo. Che è successo? Dad, è morta. Piccola Clementine. Chi è Clementine? Piccola Clementine, gli è morta la famiglia. Papà? Cosa? Pronto? Cosa? Che sta dicendo questo? Are you okay, bro? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm still nascondendo. Wow. Figo. Ok. Senti, adesso che devo fare? Where are your parents? Qual è il tuo nome? Eccola Clementine, questa è casa mia. Ah, ok, sappiamo come ci chiamiamo. Quanti anni hai? 8. Questa tizia è potente. Ok. Ho 37 anni, sono un anziano. Dove sono i tuoi genitori? Vabbè. Però Sandra non c'è. Sei in salvo? Ah, ecco. Can you see lì? Fa rima, capì? Sì, lì. Vabbè, lasciamo stare. Che è successo? Forse questa è Sandra. Oh, ha premuto. Headshot. Fuggi, corri, scappa. Ah, la testata. Dov'è? Dov'è? La testa. Bam. Che calcio. Corri, scappa. Che diamine però. Se la smettessi di cadere. Bam. Aiutami Clementine, non essere inutile. È già la seconda volta che mi trovo di fronte a uno zombie. Che diamine, ma questo si va solo a cacciare nei guai. Boom. Vai. Martellata, martellata. Pum. Che diamine, ma quando vuoi morire? Muori, muori maledetta. Pam! Era già morta secondo me. Ancora! Che diavolo. È stata una strage bella e buona. Seriamente. Sì, bello spettacolo da far vedere una bambina di 8 anni. Ah, ok. Riprendi fiato. Oh, ciao. Cioè, tu uccidi uno zombie, fai una scena brutale di fronte a una bambina e dici ciao. L'ho uccisa? Sì. It's okay. I think she was a monster. Aspetta, ma quella era la babysitter. You've been all by yourself through this? Ah. Yeah. I want my parents to come home now. Oh, voglio che i miei genitori tornino adesso. Ma non torneranno mai, secondo me. Oh. Look. I don't know. Non so cosa è successo. I'll look after you until then. Ah, vabbè, adesso fai il finto padre, eccetera. Lui fa perché era la fine senza sangue stavo. Vediamo di cercare aiuto. Yeah, it's not safe at night. Ok, andiamo.
Ok, mano nella mano, io ti porterò lontano. Fin dove c'è aiuto, dove c'è gente sempre umana. Lui ci sarà fino all'ultimo umano. Ok, siamo fuori. E che facciamo ora? Vabbè. Ah, ci muoviamo già. Perfetto. D'accordo ragazzi, direi che posso concludere qui il video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace. Se volete ulteriori informazioni riguardo al gioco, se volete che faccia molte altre puntate, iniziare anche la seconda stagione, eccetera, mettete sempre l'hashtag AdoPagaPoco affiancata dalla vostra proposta. Ci vediamo ragazzi.